I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, it's smiling and taking my baseball cap. Una squadra meravigliosa, quella del Parrucco, che segue la 12ª edizione del concorso Ragazza Weekend Dance, questa sera in Villa Comunale a Giugliano. Incominciamo per Cavalleria dalla Donna, che si chiama Maria Rosara Saviano. Che cosa abbiamo preparato di particolare questa sera nelle acconciature? E anche stasera, come settima tappa, siamo stati maghi dei capelli ricci, ricci, mossi, e li abbiamo impreziositi con tanti brillantini. Ma quanto è bello fare il vostro lavoro? Tantissimo, anche perché oggi stiamo andando incontro al trend street, moda da strada, capelli soft, lisci, mossi, pratici e veloci. Insomma, è anche importante dare un mood alle ragazze, alle signore che ci guardano in questo momento. È vero, specialmente per l'autunno, che rappresenta questi colori caldi, e abbiamo impreziosite con queste onde e questi capelli naturali molto ricci. Insomma, con voi ragazze sempre più bella, cioè la bellezza con voi si impreziosisce ancora di più, sempre di più, pettinature morbide con capelli luminosi. Poi chiaramente i saluti finali d'obbligo al nostro amico Italo Palmieri. Effettivamente, dal gruppo Dama Club un saluto a Italo Palmieri. Nancy Danna, benvenuto a Giugliano. Buonasera a te e grazie. Insomma, tempo un po' autunnale, però è un'area un po' frizzante, però va bene, ci sta bene. E ci sono anche le ragazze prontissime per sfilare, perché la 12ª edizione vola, vola, vola e non si ferma mai. Sì, fortunatamente stiamo avendo un buon riscontro. Chiaramente tu sei impegnata anche in altri lavori importanti su set cinematografici che non vogliamo spoilerare, poi ve ne parlerai nei prossimi appuntamenti, e noi continuiamo alla grande. Per chi vuole partecipare, 366 17 48 799. Chi vuole partecipare manda un messaggio e noi rispondiamo. Il nostro DJ ufficiale, diffidiamo dall'imitazione, anzi diffidate dall'imitazione, l'unico Rosario The Prince Laudan. Sì, perché è una sorta di Highlander DJ, quindi, cioè, quindi sono rimasto solo io, uno ne rimarrà, eccolo. Il pescaggio è quello. Sì, è quello ormai. Ma si scherza, chiaramente. Assolutamente, pure perché noi non abbiamo età, per quello che facciamo, non abbiamo età. Questa sera siamo in Villa Comunale a Giugliano, settima tappa, 12ª edizione, Ragazze Weekend Dance, tu immancabile alla console per far sfilare i ragazzi. Ci devo essere, perché è sempre un piacere, soprattutto lo sai, ci divertiamo, però mi fai conoscere sempre posti nuovi. Questo è un bel posto, devo dire, una villa comunale molto curata, è un piacere vedere nei posti più vicini delle cose curate, l'attenzione per dare anche un momento di spettacolo diverso e continuo a tutto il pubblico del comune, in questo caso di Giugliano. Come posso non ringraziare un grande amico della famiglia di Weekend Dance e Ragazza Weekend Dance, che è Gaetano Agliata? Mi basta, la tua amicizia già è tanto. No, perché tu sei una persona che la trovi al momento giusto, cioè al momento opportuno, ma mi manca qualcosa. Gaetano, arriva. Per tutti gli usi. Gaetano Agliata per tutti gli usi. Grazie veramente, è sempre un piacere averti a bordo con noi. Grazie, è un piacere esserci, veramente è un piacere.
twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. Mino Abbacuccio, il mio amico, che stasera naturalmente io lo so perché tu le prime 20 per me erano tutte belle, allora la giuria chiaramente è insindacabile, ha le sue preferenze, però sono tutte belle le ragazze, cioè, che partecipano, tutte bellissime, tutte belle. Poi ci segui e mi fa sempre piacere quando vieni ad onorarci la tua presenza per il tuo mini show. Il tuo concorso è un'opportunità e quando si danno le opportunità ai giovani è sempre bello esserci. Ma tu sei bello perché tu sei sempre disponibile, sei un grande professionista e sicuramente farai tante altre cose belle. Cosa c'è? Che spoileriamo in futuro? Ma adesso ci chiudiamo a teatro e iniziamo a preparare nuovi personaggi, non diciamo niente. Quindi nuovi personaggi per Abbacuccio, Mino, mi raccomando, personaggi sempre alla grande. Ci dobbiamo sempre divertire. Renato Rino Zero, questa sera anche a Giuliano in Villa Comunale, complimenti sempre per tutto quello che fai. Grazie, molto bella questa villa, molto ben curata e diciamo che sono dei posti dove la gente dovrebbe sicuramente transitare più spesso perché sono dei bei posti. Perché transita anche la famiglia e questo è molto importante. Certo. Io stasera vorrei fare un regalo a tutti quanti e anche a me stesso perché mi hanno scritto un brano che si intitola I ricordi miei e vorrei presentarlo stasera, un inedito che è molto zediano, quindi vorrei proporlo proprio qui. E siamo felici nell'ascoltarti, Renato Rino Zero. Ciao! Cosa non farei per rivedere ancora mio padre le domeniche con le partite di calcio alla radio, telefonate solo coi gettoni, le zampe d'elefante e i pantaloni, le feste in casa con i balli lenti e poi i Rolling Stones. Ti avvolgerei proprio ora il nastro di questa vita mia, ritornerei dove c'era l'amore vero tra la fantasia di un arcobaleno, un cielo più sereno, io li rivivrei oggi più che mai se potessi tutti i ricordi miei. Siamo felici di essere stati invitati in un posto bellissimo che è la Villa Comunale Giuliano in Campania e un ringraziamento al sindaco Nicola Pirozzi e tutta l'amministrazione. Siamo arrivati in Villa Comunale. Sì, è un piacere per me averti nella mia città con questo formato maestorico alla 12ª edizione, la 7ª tappa qui a Giuliano nella Villa Comunale, una giornata, una serata fresca con divertimento e tanta bellezza. La bellezza va a equilibrare il tutto e complimenti a te Vando per questo cartellone per tutto il mese di settembre e una decina di giorni di ottobre, perché abbiamo prolungato le vacanze degli amici di Giuliano. Sì, come ho detto altre volte, diciamo anche settembre è un mese di vacanza a Giuliano, abbiamo fatto tantissimi eventi, continueremo con lo street food, con l'Holly Festival, la sera dei cabaret, arte, cultura, musica e divertimento. Ma non ci fermiamo qua, sindaco, non spoileriamo nulla perché poi per novembre, per dicembre prepareremo qualcosa di importante. A ottobre abbiamo il POC Cultura della Regione Campania, abbiamo ottenuto un finanziamento per fare diciamo alcune serate di enogastronomia e quindi sicuramente ci saranno altre serate belle di prodotti locali che verranno illustrate alle nostre emittenti. That's me in the corner. I thought
try. Grande piacere questa sera perché in Villa Comunale a Giuliano, a bordo di Ragazza Weekend Dance, Elena Luciano. Ciao Dino, è grande piacere, lo sai, per me è un onore essere con voi. Noi ci emozioniamo quando tu canti, la tua voce emoziona veramente tutti perché spazia da diversi generi musicali. Sì, lo sai, io adoro cantare, io dico sempre quando mi chiedono che genere canti, io dico la musica del cuore, qualsiasi cosa che parta da qua e arrivi là. I'm sentiment, I sound, that's all. What's the use of crying out the fall? I am the will, you made your kill, cause you took advantage of me. I'm just like an apple on the path, and you're gonna shake me down somehow. So lock the doors and call me yours, cause you take advantage of me. I'm so hard to follow that I don't know my helper from my ear. I suffer something over each time you owe, and my tears when you're near. Even though we don't my breed to spare, just a baby in arms when you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. Sono amici, a parte official sponsor, ma sono amici per me, ve li presento. Catania Raffaele, che è il CEO di WeTrade, benvenuto. Ciao Dino, benvenuti, benvenuti a tutti voi. E un altro fratello, il biscottificio Pezzullo, Francesco Pezzullo. Ciao Dino, salve a tutti quanti. La possiamo fare insieme questa intervista che è gradevole. Parliamo prima con WeTrade per un fatto proprio di luminosità. Se, la cosa fondamentale è che siamo, come hai detto prima, siamo amici, ma siamo anche compaesani, io e Francesco. È vero. Perché non tutti sanno che comunque proveniamo dallo stesso luogo, ovvero Frattamaggiore, quindi insomma è motivo ancora di rafforzamento di questa amicizia. Poi chiaramente stessa città, ma diverse professioni, diversi investimenti, diversi imprenditori. Certo, noi ci occupiamo di luminarie in senso generico, in senso lato, a 360 gradi, non solo natalizie, specifico, non solo natalizie, perché tutti siamo un po' portati a pensare le luminarie al Natale, no, noi facciamo luminarie per il Natale, dove chiaramente è il 70% del nostro core business, ma poi ci dedichiamo a tutta una serie di eventi, matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni, tutto quello che comunque il cliente ci richiede. Da WeTrade il Natale è 365 giorni all'anno. Certo, Natale tutto l'anno. Chiaramente con te voglio parlare di prodotti anche, come parlavamo con Raffaele prima, 365 giorni all'anno è Natale, ma anche per te, dolce e salato su 365 giorni all'anno. Sì, effettivamente sì, noi facciamo 85 articoli dal dolce al salato, come hai detto tu, per tutti i gusti e tutte le tasche e tutte le stagioni. Tra poco inizieremo a fare la produzione natalizia con roccocò, mustaccioli, imbottiti, cassatine e via dicendo. Appena il tempo preparate già, quindi arriva Natale tra poco, quindi questi prodotti là sulla tavola non possono mancare assolutamente. Assolutamente no, Dino. Quindi possiamo dire che in tutte le case dei campani le luminarie WeTrade e i prodotti di Pezzullo. Sicuramente. E sarà un Natale straordinario. Luminoso e dolce nello stesso tempo. Lei annuisce, d'accordo? Assolutamente, Natale perfetto, insomma, da me comprate le luci, da lui roccocò, insomma, siamo proprio a Natale. I migliori anni della nostra vita. Thank you.
le tre ragazze che vincono la tappa e chiaramente accederanno di diritto alla finale nazionale. Cominciamo con la terza classificata, nome e cognome? Chiara Batà. Quanti anni hai? 15. Ti sei divertita? Sì, tanto. Seconda classificata? Manuela Del Giudice. Età? 17. Quanto ti sei divertita stasera? Tanto. Hai socializzato con le amiche, no? Sì. Vincitrice di tappa si chiama? Maria Pia Colaiacolo, ho 19 anni. Quanto ti sei divertita stasera? Tanto, tanto. Non me l'aspettavo nemmeno in realtà. E quindi hai vinto tu la tappa. Tutte e tre accederete di diritto naturalmente alla finalista. Salutate Weekend Dance, ciao! Ciao!